Ben trovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. A dire il vero non siamo proprio all'interno, siamo adiacente sempre in via Cavour a Firenze dove c'è il Palazzo del Pegaso, ma al teatro La Compagnia. Questo è il tema. Ovviamente parliamo di Festa della Toscana che si è tenuta il 30 di novembre proprio al Cinema Teatro La Compagnia con vari appuntamenti durante tutto il corso della giornata. Uno tra questi, il secondo tema, la Santa Messa al Santuario della Madonna di Montenero a Livorno, patrona della Toscana. La libertà di espressione in tutte le sue forme è stato il tema della Festa della Toscana 2022, così come sancito dalla nostra Costituzione, nello specifico è l'articolo 21. Mercoledì 30 novembre al Cinema La Compagnia di Firenze si è tenuta la seduta solenne che celebra la nostra regione e il suo primato nel mondo, perché è stata la prima ad abolire la pena di morte grazie all'intuizione di Pietro Leopoldo che nel 1786 ha consegnato la Toscana alla storia come terra all'avanguardia su diritti, libertà e accoglienza. Subito dopo, al termine quindi della seduta, si è svolto il corteo storico per le vie di Firenze. Abbiamo le immagini, ve le faremo vedere durante questo primo argomento che trattiamo. Ricordiamo anche che nel pomeriggio il presidente Mazzeo ha reso omaggio alla tomba di Gregory Summers, giustiziato in Texas nel 2006 e sepolto per sua volontà a Cascina, in provincia di Pisa. Lo ha fatto prima di recarsi al santuario di Montenero e poi la sera invece si è svolto al teatro di Cascina lo spettacolo Voci di Libertà con Gaia Nanni, Ginevra Di Marco, Giovanni Truppi e Vasco Brondi. Ma riviviamo insieme la seduta solenne del Consiglio regionale con le immagini del corteo. È dal 2000, esattamente il 30 novembre del 2000, che la Toscana vive il 30 di novembre la sua festa, l'occasione per illustrare un tratto fondamentale della propria identità, la regione dei diritti civili, dei diritti sociali. La regione che viene da un percorso che quale Granducato di Toscana, ovvero quale Stato sovrano, nel 1786, il 30 di novembre, vide primo Stato al mondo abolire la pena di morte. E il 2000 ricordo, io ero assessore alle tradizioni popolari al Comune di Firenze, Riccardo Nencini era il presidente del Consiglio regionale della Toscana, insieme organizzammo proprio in Piazza della Signoria un'immagine scenografica attraverso cui, come uno spettacolo teatrale, arriva il messo del Granduca e impedisce l'ultimo di coloro che erano stati condannati alla pena di morte. In realtà quell'atto di Pietro Leopoldo, un motu proprio organico, riuscì non solo a abolire la pena di morte, ma a abolire la tortura, abolire la confisca dei beni ai condannati, insomma immergere in Toscana come primo Stato quei valori che l'illuminismo stava portando avanti, e in Italia dei delitti e delle pene di Beccaria rappresentava come scritto l'emblema di una stagione che si apriva e vedeva la Toscana protagonista. La Toscana è stata e sarà terra di diritti. Oggi siamo qui a festeggiare la Festa della Toscana per ricordare quando nel 1786 Pietro Leopoldo abolì, primo Stato al mondo, prima regione al mondo, la pena di morte. Ma noi ogni anno vogliamo attualizzare questo messaggio. Abbiamo iniziato confrontandoci sul tema dei diritti digitali, poi della lotta al hate speech, alle parole violente, e oggi la libertà di espressione. Il compito delle istituzioni, della politica, è quello di mandare dei messaggi chiari, e il messaggio che vogliamo mandare alle ragazze e ai ragazzi più giovani è quello di non essere mai indifferenti, di non voltarsi dall'altra parte, anche quando alcune questioni sembrano lontane da noi. Pensate a quello che sta accadendo in queste settimane, in questi mesi in Iran, pensate a quello che sta accadendo non lontano da noi, nella guerra terribile in Ucraina. Tante donne e tanti uomini non hanno più la possibilità di esprimere un pensiero libero, e come purtroppo ancora oggi nel mondo ci sono più della metà degli stati che applicano la pena di morte, così in tante troppe realtà è stato vietato poter esprimere un pensiero libero, e noi oggi vogliamo mandare questo messaggio forte, che è un messaggio di civiltà, e la Toscana come sempre vuole essere parte attiva, perché la Toscana è sempre stata una terra che non si è voltata dall'altra parte. Ricordare
la straordinarietà della nostra terra, oggi regione, un tempo stato, nella salvaguardia e nella promozione di diritti. Siamo stati i primi al mondo ad aver abolito la pena di morte e dobbiamo ancora batterci perché vi sia concretezza anche nell'attuazione davvero di disposizioni come l'articolo 21 della Costituzione. Tutti hanno il diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero con la parola, con lo scritto e con ogni altro mezzo di espressione. Quanto è bella la nostra Costituzione, quanto dobbiamo impegnarci per dare vita concreta. La Toscana è sempre stata all'avanguardia dal punto di vista dei diritti e sempre dovrà esserla. Un altro grande esempio è quello del legame con le amministrazioni locali e qui sono felice di aver dato il mio contributo affinché venisse data la spilla con il Pegaso, il nostro Pegaso, ai sindaci della Toscana. Un ulteriore collegamento tra la regione e le amministrazioni locali. Credo che si possa fare decisamente molto con un lavoro di squadra, con la sinergia giusta. Uno Stato come il nostro è stato in grado in tempi non sospetti di abolire la pena di morte, la tortura. Oggi la nostra festa è sempre e torna a essere molto attuale se pensiamo a quanto sta succedendo in Iran, quanto è complesso nel mondo oggi manifestare il proprio pensiero, la propria libertà e soprattutto quanto sia difficile per tante donne, per tanti uomini manifestare liberamente le loro opinioni. Quindi la festa della Toscana torna protagonista non soltanto per la Toscana ma per mandare un messaggio al mondo di libertà e soprattutto per chiedere rispetto dei diritti umani e soprattutto per portare le donne di tutto il mondo ad essere libere di potersi esprimere e con loro tutti i ragazzi e le ragazze che stanno combattendo, penso in Iran, per la loro libertà. Molto importante e molto coerente con la nostra storia che dalla Toscana si levi un grido di rispetto nei confronti della libertà di espressione. Noi siamo una terra di antichi diritti civili e di fronte a quello che sta avvenendo oggi nel mondo, dove vediamo anche delle ribellioni, vediamo anche delle coraggiose espressioni di richiesta di libertà che avvengono da parte di qualche nazionale di calcio nel mondiale che si sta discutendo in Qatar, lo vediamo da parte delle donne iraniane, insomma vediamo delle richieste forti e coraggiose affinché la libertà di espressione possa affermarsi. Quindi dedicare la festa della Toscana all'articolo 21 della Costituzione credo che sia una scelta azzeccata e credo che la Toscana debba giocare un ruolo in tutti i contesti istituzionali, sociali, nazionali e internazionali affinché veramente la libertà di espressione diventi un diritto di cui tutti possono godere. Libertà di espressione ci fa capire che quando questa libertà non c'è ci manca, è un po' come l'aria e questo è il punto fondamentale. Ma un altro aspetto che dobbiamo assolutamente chiarire è che quando i nostri padri costituenti hanno pensato a questo articolo sicuramente hanno pensato anche a come i cittadini, coloro che poi vanno a leggere i giornali, la stampa, vanno a sentire proprio quelle espressioni che molto spesso non ci aggradano o sono espressioni anche forti che vanno poi al di là e sul limite anche, lo vediamo oggi sui social, delle offese, tutto è permesso. Questa è una libertà però importante, quello che dobbiamo capire ed educare soprattutto le ragazze e ragazzi a partire dalle scuole anche con quella educazione civica che è fondamentale nel nostro sistema educativo è il senso critico, cioè dare veramente la dimensione di cosa ciascuno di noi può valutare recependo questa libertà di espressione e di stampa. Quindi tutto si può scrivere, tutto si può dire, ma poi dipende da noi valutare e capire con senso critico quello che è giusto e quello che non lo è. Un momento sicuramente di grande riflessione attorno a questo tema a cui quest'anno è dedicata, cioè la libertà di espressione, la libertà di opinioni. Bellissimi interventi, toccante quello della giornalista Angeli che vive sulla propria pelle cosa significa
testimoniare la legalità in una zona drammatica come quella di Ostia. Fa riflettere una cosa però, ogni tanto dovremmo fare anche un po' di autocritica, perché va bene tutto, va bene raccontare la storia dei giovani ragazzi iraniani che stanno lottando per la libertà, va bene difendere i diritti e farsi portatori di diritti, magari riflettiamo anche sul fatto che mentre noi siamo qua a parlare di legalità e di rispetto dei diritti, lo show business e l'economia mondiale hanno deciso di giocare la massima rappresentazione sportiva al mondo in un paese, il Qatar, che non mi pare sia un baluardo dei diritti umani, dei diritti dei lavoratori e della tutela della vita di fronte alla pena di morte. Quindi ogni tanto un po' meno di ipocrisia da chi muove il mondo dello show business, dell'economia e anche dello sport, perché lo sport è portatore di grandi ideali e quando lo sport china la testa di fronte all'economia, ai soldi e al dio denaro si perde una bella fetta. Ho sentito prima la professoressa Carrozza che parlava di tramandare gli insegnamenti ai ragazzi. Ebbene, quando si insegna ai giovani, lo sport è una delle scuole più importanti per i giovani e allora non si può insegnare a un giovane ad andare in campo e usare i calciatori come testimonial quando servono delle grandi battaglie, ma poi quando arriva il Qatar che paga ci portiamo ai mondiali di calcio. Quello è un disinsegnamento che si fa ai giovani. Ci sono oggi a parlare con noi due grandi donne che hanno sfondato il tetto di cristallo e hanno dato un grande contributo alla libertà e alla conoscenza del nostro paese. Il richiamo che è stato fatto da Federica Angeli, dal coraggio col quale ha affrontato la criminalità di Roma, ci impone anche come istituzioni il coraggio di ricordare tutti gli altri giornalisti, quelli che oggi non possono essere qui a ricordarcelo e quello che non lo possono fare perché sono privati della loro libertà. Jamal Khashoggi, che è morto per aver criticato un governo che di democratico ha poco, e Daphne Caruana Galizia, che ha combattuto, la blogger e giornalista maltese che ha combattuto la corruzione del suo paese e ha pagato con la vita il suo impegno. E poi ricordiamo anche Julian Assange, che oggi è privo della sua libertà perché ha dichiarato di fronte al mondo ciò che alcuni paesi non volevano che venisse conosciuto. Allora come istituzione abbiamo il dovere anche di ricordare tutti questi giornalisti che ogni giorno perseguono le loro attività in nome della libertà di stampa, di conoscenza, di giornalismo, in nome della libertà di tutti noi di conoscere come davvero stanno le cose, contrari al mainstream e soprattutto contrari a tutto ciò che si oppone alla libertà e alla giustizia. Oggi dobbiamo ricordare anche loro e lo dobbiamo fare perché è un dovere innanzitutto come istituzioni per quello che fanno giornaliste come Federica Angeli. Ho avuto tanti momenti di sconforto in cui ho pensato che fosse giusto mollare, che ormai il mio l'avevo fatto, però poi vince sempre appunto la voglia di andare a vedere veramente come finisce questa storia e quindi mi rialzo e mi rimetto in carreggiata per combattere, però è veramente sfiancante. Io porto il sorriso perché loro tra le varie minacce mi scrissero sui social e anche sotto casa su un muro ti toglieremo il sorriso. Io lo porto finché riesco e quindi continuiamo a combattere la mafia anche a colpi di sorriso. È una battaglia, una guerra, passatemi la metafora in questo momento terribile in cui abbiamo alle porte una guerra che però è un continuo, non finisce mai. Adesso poco tempo fa hanno scarcerato, come avete visto, Roberto Spada, che è appunto l'uomo della testata che ha minacciato sia me che i miei figli. Siamo in uno stato di diritto, quindi ha scontato la sua pena, però non vi nego che saperlo in libertà allunga i tempi della mia di libertà. Io spero prima o dopo che mi tolgano la scorta, ma se continuano a rimetterli fuori incrementano la loro libertà e diminuiscono un po' la mia. Però appunto le battaglie si vincono e si perdono, vediamo adesso cosa stabilirà la Cassazione del processo per mafia e vediamo se a marzo rientrerà in carcere lui. Il CNR ovviamente è in prima linea come difensore e anche come ente che tutela la libertà, l'iniziativa della ricerca e l'autonomia della ricerca. Quindi sta anche a noi riuscire a garantire a tutte le ricercatrici e ricercatori questa libertà con i fondi, le infrastrutture e la programmazione della ricerca. Questo è un valore su cui si fonda poi il progresso scientifico, l'abbiamo visto molto bene con i vaccini, no? I vaccini hanno avuto bisogno di diverse
diverse prospettive, anche della concorrenza di diverse tecnologie e poi del metodo scientifico per valutare e validare quella migliore. Senza questa libertà anche di presentare diverse tecnologie e soluzioni, la ricerca non va avanti. Tra i vari appuntamenti collaterali alla seduta solenne nel 30 di novembre alle 17.30, il Vescovo di Livorno ha celebrato la Santa Messa presso il Santuario della Madonna di Montenero. La Madonna di Montenero, ricordiamo, nel 1947 fu dichiarata da Pio XII Mater Etrurie, ovvero patrona della Toscana. Ricordiamo anche, oltretutto, che nel bellissimo santuario che sovrasta la città di Livorno c'è anche una galleria con tutti gli stemmi dei comuni toscani. Una regione che è sempre stata aperta, che ha costruito ponti e non ha mai alzato mura. E essere qui oggi nel luogo della Santa Protettrice dei Toscani e delle Toscane, per essere qui nel luogo in cui ogni comune ha portato il suo stemma in segno di attenzione, è, come dire, un modo, il più bello per poter concludere questa giornata dedicata a un messaggio forte che noi vogliamo mandare a tutti, soprattutto ai più giovani, di non essere mai indifferenti, di non voltarsi mai dall'altra parte. La scelta rivoluzionaria che 236 anni fa il Granduca Pietro Leopoldo fece, quella di abolire la pena di morte, che oggi ancora è prevista e applicata in più di 50% degli stati al mondo, del segno di cos'è la Toscana, una terra che non si è mai voltata dall'altra parte. E credo che questo messaggio potente e universale debba essere la strada maestra da seguire per tutte le cittadine e i cittadini che sono nati e che decidono di vivere nella regione più bella del mondo. E quest'oggi ricade anche la festa di Sant'Andrea, il quale ha avuto il coraggio di annunciare le proprie idee e anche a volte di pagarne. Il colore che porto è rosso. Oggi siamo in un tempo in cui la guerra è tornata a colpirci. Cosa deve fare la Toscana, terra di diritti? Cosa dovrebbe fare? Fare memoria di se stessa. La Pira era riuscito negli anni 60, durante la guerra di Vietnam, di mettere insieme a Firenze sia i vietnamiti che gli americani. E aveva trovato un compromesso. In un'occasione informale, come faceva i colloqui di pace che promuoveva, un colloquio e un'intesa che, se la segreteria di Stato americano l'avesse accolta 10 anni prima della pace di Parigi, sarebbe finita la guerra in Vietnam e quanti morti e distruzioni sarebbero risparmiati. Credo che la Toscana, terra di diritti di pace, memore della sua storia, dovrebbe promuoversi di nuovo come luogo d'incontro e, con la creatività tipicamente toscana, trovare una soluzione a questa guerra che sembra non aver fine. Mi auguro che questa festa della Toscana porti questa creatività nei politici toscani per essere artefici di pace come la Pira. Abbiamo cercato di riassumere quella che è stata la festa della Toscana, che ha avuto davvero tante sfaccettature e momenti intensi, anche per pensare all'attualità. Per avere ulteriori delucidazioni vi ricordo il sito www.inconsiglio.it. Io come sempre vi aspetto qua tra 7 giorni dentro il Consiglio.